Oggi siamo qua con Livio Rakovica. Molti di voi l'hanno conosciuto, alcuni no, alcuni lo conoscono meno, chi di più. Lui è ricercatore che è venuto a vivere qua a Chisinau da Londra. È moldavo, ha vissuto tanti anni a Londra, se n'è andato via da Londra per tornare qua a vivere. Era pagato bene, ma ha preferito essere pagato meno per fare le cose che gli piacevano fare. Lì invece, come in molti paesi ricchi, è difficile fare cose. Fare ricerca, sviluppo proprio perché i costi sono proibitivi per i pazienti, lo Stato non finanzia nulla. E allora chi vuole fare ricerca va in Centro America, Est Europa o Sud Asiatico, chi vuole fare ricerca. Oggi parlerà di linee digitali, vi farà vedere come vengono realizzate con i software di disegno 3D queste protesi, per arrivare poi ai risultati in bocca di casi risolti molto complessi da risolvere con tecniche tradizionali, quindi analogiche, perché col digitale ci sono molti vantaggi di cui parleremo dopo, che ci permettono di andare veloci, di essere più sicuri, più precisi e di poter correggere errori nel caso ci siano degli errori in percorso molto rapidamente. Do la parola a Livio che parlerà in lingua rumena. Così ascolterà anche il team e poi questi sono video anche che usiamo ad uso interno per fare allineamento con i dipartimenti e può iniziare. Ok, facciamo. Possiamo già partire. Ciao a tutti, Ciao. sono borghese, bimba romana, conosco italiano, ora lo sto traducendo. Aspettiamo Iana, eccola qua, che arriva Iana. Iana, sei vicino, così vicino al microfono, no, no, vicino al Ma c'è Inga, microfono, parla. sicura? Sì. Ok, è arrivata Inga. Inga, davanti, il microfono. Dove sei andata, scusami? Cosa devi studiare? Guarda, ho preso anche io. Scrivo io per te. Però traduci? Io? No, con il cinema. No. Inga, è lì live sul telefono, sul gruppo, e siamo già in live. Ah, Là. ciao. Quindi il microfono è lì, è meglio se ti siedi di fianco al telefono. Buongiorno. Cine sunt? Specializat în inginerie dentară. Și am ca scop, mi-am propus ca scop să ajut cât mai multă lume, special cei care au nevoie de asta, prin munca pe care o fac. Și în continuare o să fac o scurtă, o succintă prezentare la un caz, o proteză. O să trebuie să vorbești mai puțin, ca pe o să traduc, că las ne-aduc aminte textul tău. Bine. Traduc? Da. Ciao, lui e Liviu, Corrado vi ha già parlato di lui. Oggi vi presenterà in modo molto breve quello di cui si occupa lui. Lui cerca di aiutare sempre le persone che hanno bisogno e quindi adesso in pochissimo tempo vi illustrerà quello di cui lui si occupa. Este un caz cu linia superior, probabil știți deja ce reprezintă linia superior, cea mai avansată proteză din punct de vedere tehnologic și estetic. Oggi vi parlerà della linea superior, forse qualcuno sa cosa è la linea superior. Eccolo Lo qua so. vicino a me, è una delle linee più moderne, più innovative che abbiamo e adesso vi parlerà e vi spiegherà cos'è. Procesul de fabricare sau procesul de lucru sunt două mari etape, să spunem așa. Nel processo di lavoro esistono due grandi fasi. Procesul digital, în care se folosesc calculatoare și mașini, și procesul ulterior de asamblare și de retușare a protezei. Il primo processo è quello digitale, dove si utilizza il computer e le macchine che abbiamo. E il secondo è di assemblaggio, corretto assemblaggio si dice, che è dove insomma, manual das, dove si lavora la protesi manualmente.
Eu o să vă prezint partea digitală în ceea ce ține de fabricarea proteinei. Lui vi prezentará la prima fază overul cu la digitale. Deci avem un caz, o să facem o reconstrucție maxilară. Qua abbiamo un caso dove faremo la ricostruzione della mascella. Sì. Questo è lo scanner facciale della paziente. È la Daniela. Sì. Este alineat cu CBCT-ul sau rentgen. È allineato con la radiografia. La fel avem și poziția implantelor. Abbiamo anche la posizione degli impianti. Care au fost plasate anterior de către medic. Che sono stati posizionati anteriormente dal dottore. Tot ce vedeți pe ecran e datele care vin în laborator după operație. Tutto quello che vedete sul monitor sono i dati che arrivano nel laboratorio dopo l'intervento. Obiettivo nostro è ristabilire arcada superiore. Il loro obiettivo è di ristabilire. Ristabilire quattro funzioni: funzione estetica, funzione masticatoria e funzione di vorticina. Il loro scopo è quello di ristabilire l'arcata superiore in questo caso. E di ristabilire anche la funzione estetica, masticatoria e quella di parlare. Pentru cazul dat, s-au plasat 6 implante. In questo caso hanno messo 6 impianti. Care sunt mai suficient pentru... In questo caso hanno messo 6 impianti, come vi ho detto, e sono più che sufficienti per un caso riuscito. O să începem cu montarea dinților de arcadă. Inițierea con montare i denti nella arcata superiore. Am făcut din timp o montare provizorie. Ha fatto per tempo un montaggio provvisorio dei denti. Dar, în calculator avem foarte multe librării în care putem să alegem forma dinților, pacientul poate să participe la aceste acte. Nel PC hanno molte librerie dove possono scegliere le varie cose, dei denti, le forme, dove il paziente può anche partecipare nella scelta. E foarte ușor să atingem cerințele pacientului lucrând astfel. È molto facile soddisfare il paziente in questo modo, rendendolo partecipe alla sua scelta. In speciale pazienti che sono molto motivati di come si arrati. Specialmente i pazienti che sono motivati per l'estetica dei denti. Se presupponiamo che il paziente non gli piace forma aleasă di mine, e vrea altceva. Mettiamo caso che al paziente non gli va bene la forma scelta da Liviu, può cambiarla. Lo può fare così in diretta. Altra forma di dinți. Si sceglie un'altra forma.
prezentați în câteva minute sau chiar mai puțin, să avem o impresie generală, cum ar arăta altă formă a dinților, ce anume. In pochissimo tempo, da come vedete, lui ha posizionato i denti e vi può far vedere un'anteprima di come saranno posizionati i denti nella bocca del paziente. Linea superiore si deosebește di alte tipuri di protezi. Faptul că este compusă din trei mari părți, spun așa. La linea superior si differenzia da altre protesi perché è composta da tre parti componenti. Prima parte este coroanele sau dinții, substructura din metal și gingia artificială. La prima parte sarebbero i denti o le capsule, la seconda la sottostruttura, così tradotto sì. Mot a mot, e la terza la gengiva. Când planificăm proteza, o planificăm de sus în jos, de la poziția dinților, urmează gingia artificială și ultima este substructura. Când pianificano... Când planifică ce? Proteza. Când pianificano la protezi, partono da... verso giù, nel senso che dai denti verso la gingiva. Ah, ok. Deci, o să presupunem că pacientul îi place forma dată dinților, credo che al paziente in questo caso gli va bene la forma che ha scelto. Andiamo alla fase successiva. Ricostruiscono la gengiva artificiale. Ha detto adesso ricostruisco la gengiva artificiale. Mm. Tracciamo limitele virtuali gengive. Sta disegnando la linea della futura gengiva. Il limite. Il limite. Ha detto la linea. Ha detto il limite. Il limite. Care programul ne generează o idee, sau cum spun. Poi il programma genera un'idea. Cam aproximativ, cum ar trebui să arate? All'incirca, sarà così, la gengiva. Sigur că sunt posibile ajustări care o să le facem. E posibile poi fare altri aggiustamenti. Deci observăm că în cazul dat gingia ar trebui să fie un pic mai coborâtă sau... Mai jos decât asta? Da. Ideal, gingia acoperă o treime din dinți. În questo caso, la gingiva... La această etapă putem să facem ajustările necesare. In questo caso la gengiva dovrebbe essere ancora più giù perché di solito la gengiva ricopre un terzo del dente. Desigur, pacientul poate fi implicat în această etapă. Il paziente può partecipare in questa fase. Să decide până unde coboară sau... Per decidere la dove deve arrivare la gengiva. Gingia artificială are două funcții la proteze. Una, prima funcție este funcția estetică, iar a doua este funcția
La gengiva artificiale ha due funzioni, la prima è la funzione estetica e la seconda quella igienica. Ea contactează direct cu gingia vie a pacientului. Perché ha diretto contatto con la gengiva naturale del paziente. În acest motiv, un lucru foarte important este ca gingia artificială să aibă un punct de contact cu gingia naturală cât mai redus. Deoarece ca să nu permite, ca să nu permitem la bacterii să dezvolte. Este important să obținem cât mai contactul cât mai mic. Cât mai mic contact, nu cât mai mare. Per questo motivo la gengiva artificiale deve avere un minimo contatto con la gengiva naturale per non permettere ai batteri di creare qualche infezione. L'ideale è tra 2 e 3 mm. L'ideale è tra 2 e 3 mm. Ma in același timp non vogliamo să compromitem felul cum arată pacientul. Allo stesso tempo non vogliono mettere a rischio il modo come sarà l'estetica del paziente. I tecnicieni sono mereu într-o luptă între estetică și funcție. Și este important să găsim balans. I tecnici sono sempre nella lotta per trovare il punto comune tra la funzionalità e poi l'estetica. Sunt unii pacienți care sunt ghidați efectiv doar de estetică și atunci mult în igienă se pierde. Ci sono o asemenea abordare. Persoane, ci sono pazienti che prevale per loro l'estetica in questo modo compromettendo l'igiene. Joystick. Deci asta este macheta viitoare proteze. Mock-up, să zicem. Macheta. Prototip. Prototipul? Probabil. L'esempio. Questo è il prototipo. Care o să fie printată, 3D printer. Sarà stampata con la stampante 3D. Și o să meargă la probă. E poi sarà provata. Prova intraorală, pacientul o să fie verificată ocluzia, în funcție de felul cum arată, igiena, până când nu se aprobă toate criteriile, nu se duce la următoarea etapă. Poi questa protesi, dopo che è stata stampata con la stampante 3D, andrà alla prova intraorale e sarà verificata l'occlusione e altri criteri. Finché tutti i criteri non saranno perfetti, devono essere perfetti i criteri. Rappresenta 90% della viitoarea protesi finale. Questa rappresenta il 90% della futura protesi. O să presupunem că pacientul a aprobat forma, a aprobat toate criteriile. Mettiamo caso che il paziente è totalmente d'accordo con la protesi che è stata stampata, approvata. La fel și clinicienii au cuvântul lor, sau cum se spun, să aprobe și ei, deoarece noi suntem în strâns
collaborare con clinicieni, con dottori. Anche i dottori in questo caso hanno il loro ruolo, non soltanto il paziente deve accettare la protesi, ma anche loro, perché i tecnici sono in stretto legame con i dottori. Până când toți trei nu suntem de acord cu primita protezii, nu mergem mai departe. Se tutte e tre non sono d'accordo sulla protesi, non si va avanti, cioè laboratorio, paziente e medici. O să presupunem că totul este bine. În continuare o să facem substructura. Deci am reconstruit dinții, am reconstruit gingia tracheală. Ultima etapă, substructura proteică. Mettiamo caso che tutte le tre parti che ho detto prima sono d'accordo sulla protesi, hanno ricostruito i denti, hanno ricostruito la gengiva, adesso procederanno con la sottostruttura. Struttura è parte della protesi che conferisce risultati e performanza in tempo. La sottostruttura è una parte della protesi che conferisce rigidità nel tempo. Ca proteza să aibă un termen de valabilitate lung, este necesar substructura de metal, ca să nu se fractureze. Utilizzeranno perciò una struttura in metallo, così la protesi potrà avere una durabilità lunga. La fel pentru integrarea implantelor. Allo stesso tempo serve anche per far sì che gli impianti si integrino. Conectează toate implantele împreună și astfel acționează ca un tot întreg. Collega tutti gli impianti insieme e in questo modo ha una funzione di un tutto intero. Deci, substructura reprezintă o componentă metalică subdimensionată a protezii care este în interior. Mi spune odată, dar mai rău dacă... Este o componentă subdimensionată. E una componente subcum? Subdimensionată. Sottodimensionale. Un sinonim asta ar fi subdimensionată. Sottodimensionată. Redusă? Ridotta. Forma redusă a protezii este substructura. La forma ridotta della protesi è la sottostruttura. Ea poate diferi ca material. Pot diferențiale. Poate să diferi ca material, poate să fie din titan, crom, cobalt și majoritatea foarte mare. Allora, la sottostruttura può essere diversa per il tipo di materiale, può essere titanio, poi ho detto altre due cose che non mi ricordo. Cel mai des folosit de noi material este titanul și crom, cobalt, aliajul din crom, cobalt. Deoarece sunt cele mai rezistente în timp. La struttura più utilizzata da noi è il titanio e il cromo cobalto, sì. Perché è la struttura che resiste più nel tempo, dura di più. Dar experimentiamo con tutti i materiali valabili di piazza la mia. Però facciamo anche degli esperimenti con tutti i materiali validi sul mercato attualmente. Dacă vedeți undeva în alte părți materiale noi care apar, trebuie să fii sigur că au trecut și la noi în laboratorio. Se avete visto da altre parti materiali che già si utilizzano, potete essere sicuri che noi li abbiamo già provati. Suntem în continuă cercetare, cum spun, și încercăm să aducem tot ce este nou, testăm, dacă îmi place, continuăm. Siamo di continuo coinvolti nella ricerca e quindi tutte le cose innovative che ci sono sul mercato noi le studiamo e le effettuiamo qua. Deci, puteți vedeți partea redusă pe care o să îmbrace coroanele dentare, da? Qui vedete la parte ridotta su cui saranno posizionate che saranno posizionate sugli impianti. Verranno messe le capsule. La parte ridotta dove vanno posizionate poi le capsule.
Lo farà lui, sembra un giochino. Tanta naturalezza. È un po' come questo gioco per i bambini adesso, che giocano tutti i bambini, come si chiama? Che costruiscono. Lego. No, no, su internet. Minecraft. Sì. Ho fatto un nuovo videogame per... Quanta tecnologia comunque. No. State facendo un corso da 6.000 euro. Sì. Ci sono tecnici che vorrebbero vedere come si fa. Ah, ecco. Vendiamo il video. No. Tanto lo vedono già in diretta. Avete figli, fateli fare questo. Sai che ho provato a parlare. Stavo pensando adesso questo, lo sai? È una delle figure iper ricercate, sì. Dal progettista dentale. Ce ne sono pochissime. Glielo mando subito questo video a mia figlia. Sì, sì. Ah, è lì che sta pensando come specializzarsi. Visto che lui è anche un nerd. Avete domande? Tu hai domande che hai fatto superiore? No. No, ho solo dei ringraziamenti. Non ho delle domande. Mare, tra poi raddormi, insomma. Vuoi? Domande? Luca? No. Sicuro? Niente. Ah. Vediamo, prima dell'esame ho fatto un grebbio di... Quale esame? Una prossima. Io non lo faccio perché ho fatto la traduzione. Ma c'è una domanda, come? Forse una domanda ce l'ho. Capite quello che faccio, sì. La traduzione che faccio io, non sì, quello sì. Che dice sì, sì. Il processo è chiaro? Okay. Ma quando fanno l'impronta? Mm. Dopo per trasferire l'impronta sul computer, è uno scanner? Lo scannerizza? Dopo ci fai l'impronta. Mm-hmm. Procedurasti di trasferire l'impronta? Posso dire no, dai, pace, si può entrare. Imprenta sta digitale. Mi sto preparando per l'esame, scusate. Trasforma un obiettivo in un lume alla lingua, un lume virtuale, un calcolo. È tipo uno scanner 3D. Ok. Due tipi di scanner, sono diretti intraorali, sono mai performati, scanner di quello verde se l'hai visto più. Sì, ah, ok, quello che gira è fatto. Sembra un uovo manfatto. Okay. Quelli vienti. Praticamente prima si prendono le impronte. Le impronte vengono portate in laboratorio. Il laboratorio lo versa. No, lo stampa? Non lo stampa. All'inizio lo versa con un prodotto, sì. Lo riempie, per fare appunto proprio la sì. Forma dello scheletro. Poi lo scannerizza. Ma che trasferisce poi i dati nel 3D, ok. Nel 3D a lui e lui dopo okay. Lavora tramite il computer. Sembra facile, no? Per dire così. Sì, tanto basta. Prendi e fai. Se penso dove andavo io da dentista prima, lasciamo perdere. Scusami. Credo sia un tempo di gandia.
anche il programma è intelligente, però ha anche bisogno di tempo per fare i suoi calcoli, per questo gli dobbiamo dare tempo. Sta in forma preliminare su strutture. Questa è una forma provvisoria della sottostruttura, però ha bisogno ancora di alcune modifiche. Ați spus că stai din material, stai pe cobor? Ar fi. Depinde. Poate fi din metal. Poate fi și din metal, poate fi din pectru. Dependență de linia. Pentru linia superioră e din metal. Ok. Per la linea superioră, per la sua che ha fatto, la sottostruttura e in metallo. Però può essere anche di materiale dipende diverso. Dipende da quanto osso hanno perduto. Se c'è volume, no. Dipende da tante cose. Da, sigur, pentru fiecare caz se alege o procedură aparte. Per ogni caso si sceglie una procedura diversa. Nu toți pacienții sunt standard, ca să putem să aplicăm aceleași metode. Non tutti i pazienti sono uguali per poter poi utilizzare lo stesso metodo per tutti. Tutti hanno casi diversi, problematiche diverse, come diceva il dottore. Uno può perdere più osso, uno invece ha più osso, quindi... Din acest motiv, oamenii sunt încă necessari in proces. Per questo motivo le persone ancora sono necessarie per questo processo, nel senso che non possono digitalizzare tutto e utilizzare solo robot. Asta înseamnă tot că nu toți poți fac superior sau nu toți poți fac premium? Sigur, nu la toți pacienți este indicată linia, da? Sunt cazuri că nu poate să facă, da? Ci sono, Iana a chiesto probabilmente se... Dar este foarte flexibil, să vă spun. 90% pot fi tratați. Ok. Linia, da. Okay. Iana ha chiesto se tutti i pazienti possono fare o non possono fare la linea superior. Livio ha risposto che ci sono anche casi in cui non la possono fare, però al 90% riescono. Il 10%. Quindi fondamentalmente la grande differenza tra superior e premium è il materiale dei denti. Premium sono composito, superior sono zirconio. Okay. La struttura sotto è una cosa che interessa più a noi. Però anche tutta questa lavorazione... E ce l'hai anche su premium. Ah, ok. Per la marca. Okay. Invece i denti sono del commercio. Ok. Designo la struttura esplicata. Il design per la sottostruttura è pronto. Următoare etapă ar fi procesarea. Pentru fiecare material există o mașină anumită. La fază ulterioare sarebbe la stampa. Ecco, semplice. Per ogni materiale c'è una stampante diversa. De exemplu, partea protezii care arată ca dinții, coroanele, poate să fie din zirconiu, IMAX, ceramică manual stratificată, în dependență de cazul clinic. Le capsule possono essere fatti con diversi materiali, zirconio, ceramica manualmente stratificata, dipende anche da caso a caso. Deci, după ce designul este gata, aprobat, urmează procesarea, după care asamblarea.
Dopo che, diciamo, questa fase è già pronta, la successiva sarebbe la stampa della protesi e l'assemblaggio. C'è questo assemblaggio, non ci costa per lucrare il manuale? Da, voi după procesare, mai deja fac valeri minore, se fac lustruire, preparare pentru, deci suprafețele înainte de a fi cimentate, trebuie tratate cu anumiți reagenți. Deci lucrul final este lucrul manual, obligatoriu. Da. Verifică calitatea părților, dacă mașinile mai au erori. Culoarea când se schimbă? Culoarea se alege la început de tratament. Și în dependență de culoare, alege materialul. Iana a chiesto in cosa consiste l'assemblaggio. Livia ha risposto che dopo la stampa la protesi deve essere anche un po' lavorata manualmente per la lucidità. Per esempio, oppure per stratificare, possono esistere alcuni errori minimi del macchinario che possono essere aggiustati poi manualmente dal tecnico. La stampante dà un semi lavorato, poi va finito. Sì, perché va il dente, ho visto che va cementato. Non vanno cementato. Poi va pulito, lucidato, va fatta la gengiva. La gengiva va fatta a mano, poi colorata. Diciamo che dopo va nelle mani. Diciamo che l'80% te lo dà il robot, poi l'ultimo 20% lo fa l'artista, Dumitru, Vica, gli altri. Perché allora dentro in rispettare qualitativi. Il coltellino ma la roba. Esiste però. Ti fa la venatura, ti fa la. Sceglie il colore. La trasparenza anche del dente, che sia più naturale possibile, nel senso che il dente non. Naturale e anche un po' trasparente, imperfetto, tutte le imperfezioni, tutti i minimi dettagli lo rendono ovviamente l'umano, perché sì, si fa di quello che chiamate il texture, che chiamo semplicemente la rigatura, la chiamo rigatura, no? Il texture, che la superficie rugosa, che è la buccia d'arancia, la gengiva, cioè hanno delle forme di superficie che possono essere più o meno ruvide, che anche danno naturalezza. A sentirlo con la lingua posso dire Cam asta a fost tot. Questa era la nostra lezione. Per oggi. Sper că a fost destul de înțeles. L'avete capito, avete compreso quello che lui vi ha spiegato, è stato facile, avete qualche dubbio, volete fare domande? Vă rog dacă aveți întrebări. Se avete domande, lui è più che disposto a rispondere. Quanto si pagavano a Londra? Ma facciamo che domani è fatto lei? Posso fare una domanda? Che spetto a Londra? Posso fare una domanda io? Siccome tanti pazienti, ovviamente il tempo è anche un problema principale di tutti, e in quanto tempo si fanno, in quanto tempo lavorano i macchinari e poi il tempo delle persone, del lavoro manuale? Insomma, quanto ci vuole? Dar fiind fapt că mulți persoane au timp limitat, în cât timp dată tehnica noastră, toți roboții ăștia lucrează, cât timp reușesc să realizeze un rezultat ca acesta? Deci, pe avantaj al roboților este că ei nu obosesc, nu cer mâncare, nu cer mărire de salariu. De obicei, cum se întâmplă? Ziua lucrează oamenii, fac design-ul, da? Peste noapte procesează design-ul meu care m-a făcut. Un vantaggio più grande che hanno i robot è che non si stancano mai, non chiedono da mangiare, non chiedono l'aumento. Quindi lui dice che di giorno loro tecnici, quindi umani, creano il design e poi di notte i robot realizzano tutto quello che poi processano la fase che loro hanno fatto di giorno. Tehnici, umani. Dimineața venim și deja următoarea grupă de tehnicieni preia cazul, se scot din aparate părțile și se începe asamblarea și finisarea. Și
Poi la mattina arriva un altro gruppo di tecnici che prende il risultato dai robot e cominciano a fare l'assemblaggio e tutte le altre fasi che servono. E in totale quanto tempo alla fine ci serve? Che tempo dato? Dipende se di una casa alla casa, se un caso ormai grele, se una chance ușoare, dar în timp general, nu știu, ar fi o zi la design, o noapte la procesare, și iarăși vreo două zile la asamblare. În timp foarte bun. Eu pensat la parola procesione. No, dice che Iana ha chiesto generalmente in quanto tempo realizzano i macchinari queste cose. Lui ha detto che un giorno o due per il design, e invece una notte per la fase della stampa, e poi altre due o tre giorni, poi altre due per l'assemblaggio, poi abbiamo 4-5 giorni și altele. Dice pacienții de obicei trebuie să stai aici 10 zile, ce fac ei în astea 10 zile? Diceva definitiva, tot ce lui lo vuoi rumeno. Perché dice che stai 10 giorni? Perché devono stare 10 giorni pazienti per i definitivi, come minimo? Pentru ca să le oferim perioada de acomodare cu proteza, în primul rând. Și nu știu, am zis 3 zile, dar asta e un timp. Am presupus că toate lucrurile sunt foarte bine puse la punct și nu apar complicații sau pe parcursul, ceea ce este inevitabil. Allora, chiediamo come minimo 10 giorni per i definitivi, perché così il paziente ha modo di sentire i denti, di provarli, di vedere se non ci sono problematiche, per poi se ci sono problematiche si può intervenire, il medico, i tecnici possono intervenire con modifiche, ma metti caso che vieni qua una settimana per fare le monti l'ultimo giorno, non hai tempo per provarli, vai in Italia, poi devi fare un altro viaggio per tornare ad aggiustare il difetto che c'era all'inizio. Cum am mai explicat anterior, în cazul ăsta s-a făcut o singură probă, de exemplu, la macheta protezei. Uneori facem două, uneori facem trei, până nu, pacientul nu este complet fericit. In questo caso che abbiamo qua, hanno fatto soltanto una prova, che è già andata bene, ideale, quindi poi hanno iniziato le altre fasi. Poi però ci sono anche casi dove necessitano due, tre prove, anche di più. Mulțumim de linii superiore. Parlo in italiano, così faccio la domanda direttamente in italiano, poi in vano traduce. Volevo chiedere se grazie alla linea superior si fanno, siccome i macchinari lavorano gli 80%, come diceva anche il dottor Palmas e Livio, quindi le probe sono minime, quindi le persone non devono avere paura. Come mai un paziente fa 10.000 prove e io, perché sono state anche queste domande qua, come mai lui fa 3-4 prove dei suoi denti e io faccio solo una prova, ho fatto due al massimo, e pensando che è una cosa negativa, insomma, perché non fai tante prove, quindi hanno paura che magari non sono presi tanto in considerazione. Deci, ea a spus, după cum a specificat anterior, că robotul face 80% din lucru, da? Și 20% deja e manodopera tehnicianului. De ce la unii pacienți e necesar de a face mai multe ori proba și la alții doar o dată? Pentru că de multe ori pacienții își pun întrebarea, dacă el face mai multe probe, înseamnă că e mai calitativ opera lui? La mine, dacă numai o dată, înseamnă că a fost făcut într-un mod sau alt superficial. Care e explicația voastră? Explicația ar fi că este factorul fiziologic uman. Vă dau un exemplu. Înregistrarea ocluziei, da? Felul în care se închid arcadii în contact din împreună. O să traduci așa? Qua depinde mult da cazul, dall'anatomia del paziente. Lui farà un esempio adesso dell'occlusione, di come si chiude la bocca. Unii pacienți trebuiesc, pentru că au venit la noi cu disfuncții ale ocluzii. Qualche paziente è venuto qua avendo qualche disfunzione nell'occlusione. Trebuie să
riprogrammati un po' così corretto. E devono essere riprogrammati per una condizione corretta? Facciamo questa prima anumite etape, cu prima, a doua probă, până registrăm corect concluzia. E per questo che si fanno più prove, per vedere qual è la conclusione corretta. Asta ar fi un exemplu. Altul, de exemplu, pacientul nu i-a plăcut forma dinților prima. Am schimbat-o și am mai făcut o probă. Un altro caso può essere che al paziente non andava bene la forma dei denti, per esempio, quindi hanno dovuto intervenire per cambiarla. Deci, dacă facem mai multe probe, nu înseamnă că avem altă atitudine față de cazul, da? Adică toate cazurile sunt tratate cu seriozitate maximă și cu dedicație maximă. Non è che se un paziente ha avuto soltanto una prova vuol dire che è meno importante di un altro caso. Tutti i casi sono uguali, tutti i casi sono considerati e sono presi sul serio e quindi dipende, quindi in base a quante prove fai dipende da caso a caso. Scopul nostru este ca pacienți să fie fericiți și să le restabilim funcțiile pierdute. Lo scopo è di rendere i pazienti felici e di ristabilire le funzioni perse con gli anni. Può essere anche, aspetta, scusate, può essere anche dovuta questa ripetizione di prove dovuta alla scelta dei definitivi. Per esempio, se una persona fa metallo composito o metallo ceramica, avrà più prove da fare che una persona che sceglie la linea superior. E perché se è così? Deci, întreabă dacă faptul că există mai multe probe, da, la pacient, poate fi din cauza materialului pe care l-a ales pentru definitive, adică diferențe dintre superior, metal, ceramică? Nu de obicei. De obicei se fac probe ca să se compensăm pentru factorii care apar inoculația, cum să spun, în proces. Cum ai explicat, factorii care nu putem noi să-i controlăm, cum ar fi ocluzia pacientului, sunt pacienți care de fiecare dată închid diferit gura. Asta nu e controlat de noi. Deci... Când la răspunsă nu centră niente materiale, depinde dai factori che non dipendono da noi, come ha parlato anche prima dell'occlusione e altri motivi. Quindi il materiale non c'entra proprio niente. Dacă ar depinde...